Cerimonia al liceo classico Empedocle di Agrigento. Consegnate le onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica. Gli interventi al videogiornale al microfono di Davide Saia. Nella giornata dedicata all'Unità Nazionale e alle Forze Armate, lei viene insignito Cavaliere del Merito della Repubblica. Ecco, cosa significa, che valore ha questo riconoscimento? Beh, per me ha un valore altissimo, anche perché è un riconoscimento alle attività sociali che certamente non da solo, ma con le associazioni di cui faccio parte, svolgiamo all'interno della città, come il FAI, il Rotary, le associazioni professionali. È per questo che oggi sono particolarmente anche emozionato di questo riconoscimento che viene attraverso la segnalazione della Prefettura e poi mi è stato concesso al Presidente della Repubblica il 2 giugno scorso. Uno stimolo anche a far meglio, viste le tante attività, soprattutto come quella interessante che ogni anno compie il FAI. Sì, sicuramente, quest'anno siamo impegnati su tante iniziative, sicuramente la giornata di primavera, ma anche la strada degli scrittori, collaboriamo infatti con Felice Cavallaro e il suo staff, e poi anche la valorizzazione della Scala dei Turchi, speriamo che possa diventare patrimonio dell'umanità, e stiamo lavorando anche per il trenino storico che poi porta nella valle, quindi alla Colimbetra. La Colimbetra permetterà ai turisti che vengono anche con le grandi navi di conoscere poi la meravigliosa valle. Queste onorificenze riempiono di orgoglio chi la riceve sicuramente, ma servono anche di esempio agli altri che magari si impegnano altrettanto per mantenere alto l'efficienza delle articolazioni dello Stato. E quindi poi alla fine questo riconoscimento ti può solo riempire di orgoglio, perché è sempre qualcosa che ti colpisce nel tuo in modo interiore e ti ricompensa grandi sacrifici, ma nel contempo ti motiva ancora di più per continuare a dare sempre il massimo. È stata per noi un'occasione per ribadire l'importanza di un'attenzione nei confronti della storia, non solo perché abbiamo riproposto una mostra che è stata allestita qualche anno fa qui al liceo, è una mostra che ha per titolo Da Caporetto a Vittorio Veneto e che ripercorre anche attraverso le lettere di un soldato che aveva partecipato alla Prima Guerra Mondiale, che sono state appunto conservate come documenti preziosi e che hanno costituito la base di una ricerca. Riteniamo che questa festa vada anche vissuta nella sua solennità e importanza, perché sin dagli anni 90, da quando il presidente Carlo Azeglio Ciampi ha voluto, spegnendo anche tante polemiche, ribadire e sottolineare l'attenzione di una ricorrenza che ci faccia pensare alla nostra unità nazionale, al sentimento della patria, e allora intorno a questa celebrazione, al di là di qualunque retorica, si possono celebrare valori importanti che riguardano appunto l'unità della nostra nazione, ma che riguardano anche la necessità di conoscere la storia, di conoscere la guerra per apprezzare la pace.